Buongiorno, vediamo se adesso funziona questa zuppa di porro perché qua oggi facciamo veramente fatica. Qual è il tema fondamentale oggi? Il tema fondamentale è quello che possiamo sintetizzare dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera oggi titola sui dati economici e dice la seguente cosa: crescita lenta, precari record. Insomma, è uno di quei titoli che ti fanno pensare che ci sia un record di precari e che quindi uno può dire, beh, ma allora questo governo giallo-verde sta facendo bene a fare il decreto dignità, il cui unico obiettivo è quello di ridurre la precarietà, secondo il loro punto di vista. In realtà il loro unico obiettivo alla fine, involontario, sarà di fare una nuova legge Fornero di cui dovremo liberarci nei prossimi anni, visto gli incredibili risultati negativi, anzi molto facilmente credibili risultati negativi che questo decreto dignità avrà. Cosa succede su questa crescita lenta? Beh, questo è molto semplice, ce lo racconta il Sole 24 Ore: il PIL è più 0,2% rispetto al trimestre precedente, più 1,1% rispetto all'anno scorso. Sostanzialmente non cresciamo praticamente di nulla. Quando vai a vedere il motivo per il quale non si cresce, prima di attaccare questo governo, cosa che come sapete a me dà un certo gusto, come attaccare tutti i governi, non riguarda ancora questo governo la decrescita dell'ultimo trimestre, cioè il secondo trimestre del 2018, per il semplice motivo che basta andare a vedere perché cresciamo meno, cioè per la riduzione dell'export. Questo dà il senso che l'Italia sta crescendo ed è cresciuta negli ultimi anni, non tanto e non solo per come sta andando bene l'economia italiana, i consumi italiani, ma soprattutto come vanno bene all'estero. Quindi noi esportiamo un sacco di roba alla faccia di quei cazzoni che non vogliono CETA, che non vogliono TTIP, che non vogliono gli accordi commerciali. Cioè l'Italia cresce grazie all'export, più dazi, più chiusure commerciali e più minchiate, più chiudersi a casa nostra vorrà dire fare più danni per la crescita dell'Italia, ma questa è una parentesi che apriamo e chiudiamo, ne parleremo in altre occasioni. Comunque, insomma, il motivo per il quale cresciamo di meno non deriva da questioni interne, ma da questioni esterne. Sole 24 Ore di oggi. Sulla questione dei precari, l'altra cosa che mi fa ridere, e ve l'ho raccontato tutte le volte, è che quando si dice record di precari, vi ho detto, uno dice c'è la grande emergenza precari. Non riesco a capire perché si tratta sulla questione del precariato, cioè dei tempi determinati, siamo l'unico paese, nell'unico caso, in tutti i casi giornalistici, in cui noi ci del fatto che abbiamo un record suadison positivo. Perché? Perché in tutto il resto dell'Europa, in tutto il resto del mondo produttivo, il numero dei contratti a tempo determinato è molto superiore rispetto a quello che c'è in Italia. Solo in Italia abbiamo un livello, così si fa per dire, basso. Di contratti a lavoro a tempo determinato, che sia giusto, che sia sbagliato, un altro discorso. Il mondo sta andando da quella parte là. Tant'è che ci sono due articoli che vi segnalo: uno di Tiraboschi che ci dice il record dei contratti a tempo determinato è inevitabile, sarà ancora peggiore a luglio perché, grazie al decreto dignità, le aziende si affrettano a fare i contrattini a tempo determinato perché sanno che fra 12 mesi non li potranno più fare. Inoltre, dice, scusatemi, Tiraboschi, attenzione agli incentivi per i tempi indeterminati, perché già abbiamo avuto quelli di Renzi di 20 miliardi che non sono serviti a poco nulla, o comunque sono stati costosissimi. E altrettanto ci dice Marro, cioè ci dice, guardate che questo incentivo a rendere a tempo indeterminato i lavori a tempo determinato non è un'invenzione di Di Maio, è un'invenzione di Gentiloni del 2018. Quell'invenzione, quanti lavori ha portato? Beh, ha portato il 6,9% soltanto dei nuovi lavoratori a tempo indeterminato, cioè nulla. 500 milioni nostri per portare un risultato pari a zero, anzi no, al 6,9%. Quindi, insomma, vale la pena tutti questi soldi per portare a contratto a tempo indeterminato? Si tratta solo di un maquillage. Bene, mentre io vi sto raccontando queste cose, mentre io vi sto raccontando queste cose, voce, scusatemi, la voce è questa, alzate il volume voi perché io non riesco ad alzarlo, se no vado un'altra volta in bomba su questo computer della minchia. Allora, mentre avvengono tutte queste robe qua, il decreto dignità, il Veneto in subbuglio, gli imprenditori che sanno quanto servirà a poco questa roba se non sarà danneggiante, di che cosa si occupa Forza Italia? Qual è la grande battaglia di Forza Italia, il movimento moderato di centrodestra oggi in Italia? Sapete qual è? È far sì che Foa, il giornalista del giornale, non diventi presidente della RAI. Il motivo è molto semplice: perché non ha il metodo adottato da Salvini non è stato un metodo corretto, giusto?
Sacrosanto. Salvini, come sempre fa il paraculetto, ma questo non toglie che ha fatto il paraculetto su un nome che dovrebbe andare bene a Forza Italia, chiaro? E quindi per quale motivo oggi rompere con Salvini sulla presidenza della RAI che conta zero? Per quale motivo oggi Forza Italia si fa no, quanto siamo forti, abbiamo detto di no a Salvini, voi dovete dire di no al decreto dignità. Non a FOA, dovete dire di no alle minchiate che fanno sulla TAV, non a FOA, dovete dire di no quando sentite la gente che parla del razzismo per Daisy e non a FOA. Questo è diciamo, un'opposizione o una, come possiamo dire, un governo supportato da una forza di centrodestra in maniera intelligente, ma vabbè. Fate quello che vi pare, poi dopo, insomma, destinati a scomparire e a mantenere il vostro stipendio per i prossimi 4 anni, cosa che mi spiace moltissimo perché ci vorrebbe un po' di anima liberale oggi, proprio per contrastare alcune tesi anche di FOA, proprio per contrastare alcune tesi sovraniste di Salvini, proprio per quello servirebbe, non la bandiera togliere FOA dalla presidenza della RAI. Voglio vedere adesso chi piazzate, io voglio vedere chi diventerà presidente della RAI al posto di FOA. Tra l'altro, apro la parentesi e chiudo la parentesi, ancora tutti i giornali oggi a fare un culo così a FOA come se fosse un pericoloso delinquente. Ieri mi sembra che uno di voi mi ha mandato una frase stupenda di Chesterton che ha detto: guardate che se noi prendiamo piccole frasi dei più grandi romanzieri del mondo, non è che c'esce la Divina Commedia. Se io prendo il meglio di Proust, di Dante, di Manzoni, di Chaucer, se io prendo il meglio di Hemingway, se io prendo una frasetta e le metto tutte insieme, esce una cagata, non un grande romanzo. Ecco, è il taglio e incolla che hanno fatto su tutti i pezzi di FOA per dimostrare che è inadatto proprio al consesso civile. Una cosa disgustosa, disgustosa. Va bene? Bene, caro Piero, Pietro Tatarella, un altro di quelli, io, Pietro Tatarella, adesso ho visto che si è collegato Pietro Tatarella io l'ho conosciuto perché è un consigliere di quelli attivi di Forza Italia sul territorio di Milano. Io voglio sapere quanto interessa agli amici di Pietro Tatarella, quelli che votano Tatarella nel consiglio di Tatarella, quelli che stanno sul territorio come lui, voglio sapere quanti di loro sono contenti che Forza Italia abbia fatto fuori FOA. Io voglio saperlo, l'ho visto ora collegato in questo momento con noi. Io voglio sapere, secondo lui, quante persone sono lì che dicono: bravi, Forza Italia, avete fatto fuori FOA. O in più, forse lui ha problemi di sicurezza delle periferie, di lavoro nelle periferie, di educazione nelle periferie. L'altra cosa straordinaria, Toninelli oggi ci dice finalmente che beh, ma valuteremo se fermare la TAV. Ma ancora valutiamo. E la cosa straordinaria, il riesame non comporterà costi. Cioè, io trovo stupendo questo atteggiamento, diciamo così, chi se ne frega, no? Tanto saranno i figli nostri a pagarne i costi, vi dico io. Molto bello invece il pezzo di Marco Imarisio che finalmente su Corriere della Sera ci spiega che cos'è esattamente questa Torino-Lione. Beh, la storia di Daisy è un'altra storia incredibile, incredibile. Ci avete fatto due palle così, con lei con l'occhio nero, anzi bendato, l'attacco al razzismo, le uova in faccia, quel deficiente cretino di Beppe Grillo, un coglione, riesce a dire, mi sembra quasi quanto Fini, riesce a dire: ma che volete che sia un uovo in faccia? Cioè, da una parte ci sono quelli che dicono razzismo e dall'altro un cretino come Beppe Grillo che se a me mi tirano un uovo in faccia io gli do un cazzotto, non è che sto zitto buono, vado dai poliziotti, non si tirano le uova in faccia alle persone, chiaro? Allora, da una parte il razzismo e dall'altra Beppe Grillo. In mezzo cosa c'è? In mezzo c'è che era tutta una minchiata, perché la procura di Torino apre un'indagine e l'indagine non ha l'aggravante di odio razziale. E sapete perché non ce l'ha? Perché per un semplice e banale motivo che avevano già tirato queste cosiddette bande dell'uovo, uova in faccia a tante altre persone, donne, uomini, non di colore. E quindi non c'entra un cazzo il razzismo, niente su Daisy. Quindi c'entra soltanto due deficienti. Uno, Beppe Grillo, che dice che volete che sia un uovo in faccia. No, un uovo in faccia non si tira, perché chi mi tira un uovo in faccia non lo può fare. Non è possibile, caro Beppe Grillo, te le puoi ritirare io le uova in faccia a te, chiaro? Dall'altra parte, il mondo del politicamente corretto, per colpa di Salvini, è tornato il razzismo in Italia, i fascisti stanno arrivando. No, tre cretini che tirano le uova che si devono prendere e fermare. Punto. Chiaro? Né più né meno.
Becchi e Senaldi oggi si beccano sul Libero perché uno dice: Becchi, guarda che forse può tornare il razzismo e Salvini deve stare attento. Senaldi: no, no, ma stai tu a sbagliare perché non è vero che torna il razzismo. Ovviamente Messina, quelli che il razzismo non esiste, cioè noi, quelli che dicono che il razzismo non esiste. Anche Mattia Feltri oggi sul suo Buongiorno della Stampa dice in realtà che il razzismo c'è, lo dimostrano alcune indagini. Io devo dire che ho la percezione che in questo paese non esiste il razzismo. Il razzismo ci sono sempre stati e c'è una percentuale di cretini razzisti in qualsiasi fascia della popolazione, un po' come i cretini di Cipolla. Questo a dire che oggi c'è un'emergenza fascismo e come l'emergenza fascista che c'era prima delle elezioni, che poi si è tradotta nell'1% di voti a Casa Pound, che non è detto che sia fascista, quanto invece è sicuramente comunista, potere al popolo che ha avuto il doppio dei voti. La Boschi fa un'incredibile intervista, finalmente la Boschi parla a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, lasciatela perdere, potete non leggerla. Il clou dell'intervista è la seguente: critica il governo, la Boschi, perché ha scarsa attenzione nei confronti del femminicidio e ci sono poche donne al governo. Io dico, ma secondo voi Boschi e prima di lei Carfagna, sono queste le critiche da fare al governo? Ma io dico, ma perché non... Ma vi rendete... 250 sono i femminicidi. Ogni omicidio di una donna è un atto gravissimo. Ma è questo il punto fondamentale oggi di critica al governo? È esattamente la scarsa attenzione nei confronti dei femminicidi o addirittura il fatto che ci siano poche donne al governo. Se le donne erano... Se mi permetti, come sono state nel passato governo, forse siamo ben contenti che non ci siano più alcune donne. L'importante è che siano persone che sappiano fare. Se Toninelli ci avesse la gonna, comunque non sarebbe buono nella TAV, e nella, anzi, la Castelli è peggio di lui, se vuoi proprio che glielo dica. Ma comunque, l'incredibile intervista della Boschi, diciamo. È fantastica. L'altra cosa che è su tutti i giornali è la storia di Pamela Osegale. Il nigeriano ammette di averla fatta a pezzi, ma sostanzialmente lui ha avuto un rapporto sessuale con lei la mattina. Poi sono andate a casa di Osegale. Poi lei si è iniettata dell'eroina. Poi è morta per un'overdose. Lui si è accorto che stava male. È andato a fare il giro di spacci per altre 2 ore. Poi è tornata a casa e poi l'ha fatta a pezzi. Insomma, io direi che vedo già in questa confessione tutta una serie di reati e di un'incredibile, diciamo, situazione. Che sono razzista? Forse sono razzista perché ricordo quello che c'è scritto oggi sui giornali. L'ultima cosa che vorrei segnalarvi è la questione incredibile di Fausto Brizzi. L'unico veramente a essere stato violentato è stato lui. 3 denunce di violenza sessuale, di molestie sessuali, anzi non violenza sessuale, 2 sono state archiviate e ci saranno le nostre femministe o la Boschi o la Carfagna che si dispereranno perché diranno: beh, perché la legge italiana è sbagliata, perché tu devi denunciare la molestia entro 6 mesi rispetto a quando l'hai avuta. Beh, insomma, se uno ha una molestia la denuncia subito, non la denuncia dopo 5 anni a casa mia. Ma comunque diciamo che possiamo anche cambiare questa legge. E quindi 2 delle 3 molestie o presunte tali sono state archiviate perché erano avvenute molto prima rispetto a quando sono state denunciate. La terza molestia, per cui lui è finito sui giornali, sputtanato da tutti quanti, io ho provato a difenderlo più volte a Matrix. Qual è la terza cacchio di situazione? La terza situazione, che cosa è successo? Che questa donna che dice che lui si era spogliato nudo e che lei si era sentita molestata, si era sestita, beh, insomma, cosa succede? Che quando lei torna a casa, la molestata, la violentata, la manda un WhatsApp a lui, dice: grazie mille per il libro che mi hai mandato, peccato che non c'è la tua dedica. Adesso semplifico, ma questo è il concetto. Cioè, la violentata arriva a casa e lo redarguisce perché lui non gli aveva fatto la dedica, non gli aveva fatto la dedica al libro che lui gli aveva regalato. Cioè, ne esce un panorama e un elemento per cui questa signorina, più che una molestata, sembra una approfittatrice di media, sì, proprio così. Cioè, quando mi dicevano a me: voi sembra che state mettendo sotto processo quelle che denunciano di essere molestate. Sì, io voglio mettere sotto processo quelle che denunciano di essere molestate e mandano WhatsApp a quello che le avrebbe molestate dicendogli che non gli hanno messo la dedica sul libro che hanno appena ricevuto. Perché sono delle persone che hanno violentato Brizzi. Brizzi oggi è stato violentato da queste molestatrici.
C'è poco da aggiungere a questo. Sputtanato per queste qua, che poi gli mandavano i messaggini. Migranti rimandati in Libia, secondo tutti i giornali, ci sarebbe questo giallo. Poi si va a capire che chi è che denuncia questa nave, italiana che avrebbe riportato 101 migranti in Libia. Leggete le relazioni del Corriere della Sera e di Repubblica e capite che su una delle navi di appoggio c'era un deputato di Liberi Uguali, Flatoianni, che odia comprensibilmente tutte le politiche di Salvini e che dice che questa nave italiana aveva respinto gli italiani e denunciato questa cosa all'Alto Commissario dell'ONU. Secondo una ricostruzione che c'è sui giornali minuto per minuto, si vede chiaramente quello che è avvenuto, cioè c'erano delle persone in un barcone, ricostruzione Corriere della Sera, le persone del barcone fanno un SOS, la Guardia Costiera Libica vede una nave che è vicina, la nave vicina che stava facendo altre attività era una nave italiana, la nave italiana salva queste persone dopo lo SOS e la Guardia Costiera Libica, perché si era in territorio libico, dice riportatecele a casa, cosa che la nave italiana fa. Io non sono un esperto di diritto marittimo. Ci saranno mille motivazioni per cui questo è sbagliato, ma la logica di quello che è avvenuto la leggo chiara e netta nelle dichiarazioni ufficiali. Poi, se Flatoianni vuol fare le denunce, legittimo a farle. E andiamo avanti così. Esatto, Alessandro, ci mancava pure che Forza Italia votasse a favore di FOA, ma come? La Lega impone senza consultare l'alleato in una commissione che deve essere condivisa a larga maggioranza e Forza Italia dovrebbe mettersi a 90 gradi, ma stiamo scherzando? Insomma, non tutti la pensano come me. Questo lo dice Alessandro Tantussi ora in collegamento. Quindi c'è la componente, pensavo, inesistente di Forza Italia che è più arrabbiata per di elettori, di simpatizzanti, che è più arrabbiata sulla procedura non concordata, il metodo assolutamente prevaricatore di Salvini, rispetto alla sostanza che invece è quella a cui guardo io, che sarebbe arrivato alla presenza della RAI, una persona comunque per bene. Non ti lasciare il capello, non ti lasciare il capello alla Sgarbi, le coltellate al fegato di Pamela, perché allora? Adesso le coltellate al fegato di Pamela non so quali siano perché è tutto ancora da verificare, ci sono gli avvocati che ne parlano e io vi ho letto semplicemente quello che oggi i giornali stavano dicendo sulla questione. Fratoiani sempre al lavoro, visto che ormai è sicuro che gli Omega 3 non servono a nulla. Chi è che lo dice? Stefano dice: io li prendo ancora gli Omega 3, anzi, io li sto prendendo, adesso me li vado a prendere. Qua parlano tutti quanti di questi Omega 3, l'ho visto sul Daily Mail della settimana scorsa. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani con la zuppa di Porro e condividete questo video se vi piace. Mi spiace se l'audio non è stato buono, ma oggi ho cercato di cambiare sistema di diretta. Ciao!